Oggi incontro Luigi Filadoro, artista, Napoli 1967. Buongiorno Luigi. Salve, buongiorno. Chi è Luigi Filadoro oggi? Perché poi lo incontreremo nel suo percorso artistico. Oggi è il presidente dell'associazione culturale Étant Donné, che tradotto è Essendo Dati, esperto di didattica dell'arte contemporanea. Tante le sue mostre personali, collettive, ecco, ne vorrei ripercorrere alcune, quelle più significative. 1999, sì. Échiquier, la scacchiera, installazione alla Casina Pompeiana della Villa Comunale di Napoli. Sì. I tuoi ricordi, Luigi? Allora, i miei ricordi, prima di tutto, lo spazio che mi fu dato, proprio nel senso di ambiente, che non era per niente neutro come si presentava. Era un grande spazio bianco, ma che era molto presente, insomma, all'interno delle opere, per cui la dimensione più preponderante fu l'allestimento, proprio nel senso di mostra ambientale. Era una mostra intorno a Marcel Duchamp, tutto sommato, sull'Étant Donné, per questo poi l'ho scelto come nome per l'associazione con cui faccio molti lavori nelle scuole, eccetera. E c'era una grande scacchiera al centro di questa stanza enorme e un occhio, un solo occhio grandissimo, che è appunto poi l'occhio dell'Étant Donné, perché sappiamo, forse è meglio che lo diciamo, l'Étant Donné è l'ultimo lavoro di Marcel Duchamp, quello a cui ha lavorato in gran segreto per 20 anni, e che si compone di una porta all'interno del Museo di Filadelfia, è stato allestito lì dopo la sua morte, ha un aspetto molto anonimo. Lo spettatore entra nel museo, tra le varie opere incontra questo portone che ha un aspetto assolutamente anonimo. Se però mette l'occhio all'interno di questo spioncino, si dipana la scena, che è una donna acefala con una lampada in mano in un contesto bucolico, essendo dati appunto un enunciato, perché poi elenca tutte le opere di cui si compone l'opera. Ma quello che è interessante è l'intenzione da parte dello spettatore di oltrepassare lo sguardo attraverso lo spioncino e quindi partecipare alla creazione dell'opera. Ecco, facciamo un passaggio avanti nei tuoi ricordi e parliamo di icone del moderno. Sì. Icone del moderno, ritratti di protagonisti del Novecento. E ne cito alcuni: Baudelaire, Duse, Freud, Kafka, Magritte. Ecco, voglio dire, è un progetto che ti ha impegnato per anni con realizzazioni di ritratti in varie versioni per arrivare ad importanti e varie considerazioni. Quali? Allora, prima di tutto l'operazione è un'operazione che si inserisce nell'icona d'autore dell'industria culturale, perché sappiamo Warhol ha rappresentato tanti personaggi popolari, sì, ma anche insomma della letteratura, ed è un'operazione, diciamo, poi seguita da altri artisti. Quindi il contesto è quello, perché un'attenzione per il pop c'è sempre stato nel, sì, nel mio lavoro. Però non mi interessava, diciamo, in quanto forma definita. Quello che mi piaceva evocare all'interno di questi ritratti, scelti poi in un periodo, diciamo, abbastanza preciso, perché sono tutti, diciamo, sulla soglia tra 8 e 900, sono delle poetiche, tutto sommato, mi piaceva appunto l'elemento evocativo e l'elemento biografico di questi personaggi. Perché già, diciamo, ho sempre intuito l'elemento didattico dell'arte, quindi quello che si poteva dire intorno alla forma che si va a rappresentare, che è sempre un pretesto per pensare altro, vedere altro, guardare altro. L'arte è un dispositivo che viva, si genera delle ulteriorità. Se non c'è questo, insomma, sì, sono forme come tante altre. Sì. Ecco, adesso arriviamo al 2005. Somiglianza del dissimile,
mostra allestita nella Chiesa dell'Incoronata. Parte da questa mostra il discorso didattico che porti attualmente avanti. È stato pubblicato un libro scritto a sei mani con Arcangelo Izzo, Luigi Filadoro, Patrizia Di Maggio. Un grande ed innovativo progetto in corso. Sì, allora, diciamo, somiglianza del simile perché questo titolo. Erano anni in cui mi appassionai molto a Magritte, ma non tanto per l'aspetto estetico, diciamo, per le forme, per i quadri, insomma, per l'elemento formale, ma per le idee che lui aveva sull'arte. C'è l'epistolario di Magritte, che è uno dei capolavori di estetica del Novecento. C'è un concetto su cui lui ha molto lavorato e ne ha parlato con Michel Foucault. C'è un epistolario in cui lui chiarisce molto bene la differenza tra la somiglianza e la similitudine. La similitudine riguarda un po', per esempio, i piselli. Sono simili tra di loro per forma, per dimensione, per colore, per peso specifico, eccetera. La somiglianza, invece, è un concetto che convoca elementi differenti, ma che si incontrano su un altro piano. Era un po' l'antefatto per la mostra precedente, l'Echiquier di Marcel Duchamp, e in quella mostra era il tempo protagonista, perché c'era questa grande clessidra, ma ovviamente nel suo aspetto esteriore la clessidra non evocava niente, quindi c'era una, come dire, un'allusione, ma per somiglianza dei concetti. E la mostra era fatta di pochi elementi. C'erano già questi ritratti, le icone del moderno, che venivano proiettate in una vasca con dell'acqua, per cui c'era questa ondeggiare di questi ritratti che si riflettevano nell'acqua, pelo d'acqua come Monet, come le ninfee di Monet. E c'era questa grande clessidra. E sotto c'era un audio che accompagnava, con alcune frasi tratte dagli epistolari di questi personaggi, questo scorrere del tempo. Quindi era, come dire, una mostra poi fondamentalmente molto, molto evocativa, sì, fatta di grandi elementi. Ora arriviamo a questa parte didattica, un'esperienza fantastica, sì, che stai, che stai portando avanti, i bambini. Allora, io ho imparato molto dall'arte, quindi questo elemento, diciamo, per me è stato sempre molto presente, non tematizzato da subito e non focalizzato da subito, ma col passare degli anni. Le mie mostre, per una serie di circostanze, con molti amici insegnanti o comunque nel mondo della scuola, accompagnavano sempre i loro alunni a vedere le mostre, quindi tra il pubblico era quello che incuriosiva di più, perché aveva più domande, perché aveva più riflessioni intelligenti poi sulle cose. Quindi questo elemento didattico si è sempre molto appartato nel mio lavoro e forse è stata proprio la cifra definitiva del mio lavoro. E quindi è stato piuttosto naturale. È partito da lì perché è stata una mostra, questa dell'Incoronata, vista da più di 3.000 persone, ma molte scolaresche sono venute per il posto dove era, perché era molto centrale, insomma, quindi poi è capitato anche in un periodo quasi festivo, quindi fu abbastanza a ridosso delle feste di Natale. Ci auguriamo che l'arte ci possa sostenere in questo cambiamento di qualità. Sì, un periodo anche economico, diciamo, che ricorda molto il 29 e insomma il New Deal riparti proprio dall'arte, dalla creatività. Assolutamente. Bisognerebbe ripartire da quello, quello. Diciamo che forse la fantasia ci salverà. Grazie a te, grazie a voi. Kairos e Cronos,
una proposta che con la rubrica Vivere il Tempo promuove il tuo catalogo di artista online come un libro. Il tuo progetto d'artista si compone di video intervista dedicata e scatti di foto artistiche, collocazione su canali YouTube di Kairos e sui social, pubblicazione del video sul web magazine Napoli Today, realizzazione del catalogo con pagine di testo e ancora catalogo editato e distribuito per la vendita da Kairos, presenza vendibile del catalogo su Amazon anche in formato ebook Kindle, presentazione del catalogo al pubblico con un evento ad hoc, possibilità di mostra monografica o collettiva con vernissage e finissage sia a Napoli che a Roma, gestione delle vendite.